Matilde, quando ha ricevuto la diagnosi, aveva 13 anni. Aveva 11 anni e mezzo. 16 anni. 17 anni. Chiara aveva 14 anni. Non riusciva a tenere in mano le cose, le cadeva perfino il telefono cellulare, che a 14 anni non cade. Mamma, non ti vedo. Ti vedo... da un occhio non vedo e vedo tutto bianco e nero. Avevo notato che giocava a basket, e sbagliava sempre nello stesso modo il tiro a canestro. Finché un giorno non sentiva l'acqua in bocca, non sentiva il gusto dell'acqua in bocca. Caduta per strada proprio mentre attraversava al semaforo. Aveva una metà del corpo paralizzata e la bocca praticamente di traverso. Si è bloccata e sembrava quasi un robot. Camminava, non camminava, sembrava tipo ubriaca, sembrava un po'... La prima volta che ci hanno detto sclerosi multipla l'abbiamo vista sulla sedia a rotelle. Sedia a rotelle, immediatamente. Mi si è spento il cervello. Come se fosse crollato qualcosa addosso. Mai più pensavamo che fosse una malattia così, così grave. Il mio primo pensiero è stato: come glielo dico? Gliel'ha detto uno psicologo a Matilde. Abbiamo detto che c'era una bestiola, ma noi eravamo due donne, ci potevamo unire e potevamo fare la guerra. Non è facile. E ognuno poi reagisce in maniera diversa. Perché a me, no? Ambra non ne ha mai voluto parlare. Diciamo che Matilde, la sua presentazione, io mi chiamo Matilde, ho la sclerosi multipla. Si è arrabbiata col mondo ed è stato un conflitto uno dietro l'altro. Difficoltà nel relazionarsi con gli altri, perché si sente sempre un passo indietro, come se avesse anche perso un po' di fiducia. Una malattia che si presenta proprio giorno per giorno. E la vedi che si sveglia la mattina già un po' stanca. È come vedere un leone che diventa un agnello. Da questa cosa qua che gli è venuta, poi gli è scattato il che doveva aiutare anche dagli altri. E Giulia farà la fisioterapista. Per aiutare chi come lei ha bisogno di fisioterapia. Forse i nostri figli con l'ASM incontreranno un po' più di fatica nel trovare il lavoro. Perché all'inizio diceva: non trovare un lavoro, nessuno mi vorrà, né un ragazzo. Gli ho indicato una facoltà che gli dia un lavoro che non sia fisicamente pesante. Pensiamo a un qualcosa che ti dia da vivere, perché dovrei essere economicamente in... autosufficiente, perché ti devi realizzare, non devi rinunciare ai tuoi sogni, ricordatelo, tu sei normale. L'ASM non ci ha aiutato tanto perché abbiamo trovato subito una porta aperta. Perché quando hai la diagnosi ti trovi davanti a una cosa troppo più grossa di te. Ci sentiamo completamente soli e abbandonati. Sì, il primo e il secondo incontro è stata una botta, perché vieni qui con tante domande, tante incertezze, va via, cioè un'altra persona, perché con le idee chiare. Questi incontri organizzati dall'ASM, lì c'è la concretezza, perché c'è veramente la possibilità di far conoscere la sclerosi multipla. Professionisti che erano in grado di darmi delle risposte. Noi abbiamo trovato persone che ci hanno aiutato tanto. E nel gruppo ci capiamo. Noi nel gruppo, avendo gli stessi problemi, riusciamo a sfogarci. Abbiamo creato amicizie anche fuori, ci vediamo anche fuori da AISM. Se io sommo tutte le ore con cui sono stato insieme a questi genitori, probabilmente con il più vecchio non c'è una settimana di frequentazione. E questo rapporto è strano perché
ti chiedi da che cosa nasce, cosa ti lega. Sì, la malattia, ma no, c'è qualcos'altro che ti lega a questi genitori. Questa forza, questa voglia di voler aiutare i tuoi figli a combattere. Volevo solo ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me in questi anni, soprattutto per avermi supportato e sopportato, e vi voglio bene. L'unica cosa che riesco a dire è grazie. È il grazie per avermi difeso in tutti questi anni. Non so cosa avrei fatto senza di voi. Siete tutto ciò di cui io veramente ho bisogno. Le famiglie che vengono in contatto con questa malattia, il mio messaggio è quello di cercare aiuti. Di aprirsi, di parlare, perché è un modo di combatterla. Di non prendere informazioni qua e là, perché inizialmente lo facevo io e mi sono fatta del male, ma mi sono poi rivolta a persone competenti che potevano veramente parlarmi seriamente di questa malattia e darmi consigli su come affrontarla. Non sentitevi soli. E di non perdere la speranza, non solo nella ricerca, che sicuramente magari fra qualche anno non se ne parlerà nemmeno più di questa malattia. Segui la terapia, fai quello che ti dicono, abbi fiducia nei medici. Che la sclerosi è assolutamente una malattia importante, ma gestibile. Questo è quello che voglio dire. Si può gestire, ce la possiamo fare e i ragazzi ce la possono fare. Tu hai pianto. Grosso e piange. Fatto sempre passare come l'umore di Carlo, dico a papà stasera, poi mi piange.